ti fermi alla Lidl e ti fai il breakfast. Ci sono ottimi prodotti, ottimi, buoni. I prezzi in Austria della Lidl sono più alti che non questi qua in Germania. C'è dell'ottimo pan pizza, delle ottime brioche con prosciutto e formaggio, delle ottime tortine, anche queste con qualche cosa dentro che non ho ancora ben capito. Però era buona. Ma se devo pensare a tutti i camper che c'erano poco fa, ma una cosa incredibile, incredibile, ma di tutte le razze, di tutte le marche, di tutte le misure, fermarsi è un danno. Fermarsi. Somewhere in Germany. Croissant, prosciutto e formaggio. Fantastico. E poi c'è questo. C'è un vento adesso incredibile. Tienila qua vicino alla porta. Si tiene fresca, soprattutto in inverno, in questo periodo. Con un camper come quelli che ho appena visto, la cosa è totalmente diversa. Per questo che non vado neanche a vederli. Insomma, è totalmente tutto un altro ambiente. È un camper. Questo è un minibus. Va bene così. Hai il TV, hai la cucina, ti alzi in piedi, cammini da qui fino là. Hai il bagno. Usi la cucinetta. C'è un altro, totalmente un altro ambiente. Non è che tieni la borsa a frigo qua, la frutta appesa. Adesso ce l'ho spenta, però la posso attaccare di là. È ottima questa lucina qua. Poca luce, soffusa, beautiful. Non voglio andarli a vedere perché starei male. Rimango con la Watts. Non li voglio andare a vedere. Non voglio andarli a vedere. Starei malissimo. Ma quanti? Düsseldorf, Düsseldorf è cambiata. 40 anni che non ero più lì. Incredibile. Anch'io sono cambiato. E adesso da Düsseldorf siamo in direzione Amburgo. Mancano su questa strada normale, non la highway, che ci metterei 3 ore. E con questa sono 7 ore. E sulle note di Vivaldi andiamo avanti. Prendi il tuo tempo, ma penso con qualsiasi mezzo, magari con una macchina più veloce arrivi prima, però nel caso della Watts, considerando la velocità degli 80 all'ora, se prendi il tuo tempo ti fermi quelle 12 ore anche, come mi è capitato adesso. Ti fermi, ti riposi, ti guardi un film, leggi un libro, fai uno snack, capito? Hai veramente tutto il tempo per riprenderti e dopodiché ripartire. Te la prendi, te la devi proprio prendere con calma. È così. Agli 80 km orari, dove vuoi andare? Vai dentro a un Mac, non per mangiare, perché
ma per internet. Però per internet io mi fermo al Mac, non consumo niente. Mi risciacquo la faccia, magari vado ai servizi, uso l'internet e thank you very much. Stai lì un attimo, no, magari se al mattino ti prendi una brioche col caffè, a meno che non te lo faccia tu. Insomma, you are free to go. Oppure prendi la strada normale, ti sei già preparato il caffè tu e vai al Lidl a prenderti la briochina. Senti il motore della Watts. Allora. Questo è il mio piano di corrente a bordo della Watts. Uno per il telefono, per tenerlo in carica, e l'altro adesso USB sempre, che mi carica il tablet. Ed è lo stesso che uso per il 12 volt per il caffè. Somewhere in Germany. E queste sembrano un po' le case in Polonia, eh? Periferia, sono fuori da Amburgo. In periferia ci sono delle case fantastiche, qui in mezzo ai boschi, davvero belle. E, ma detto questo, che poco ha a che vedere con la Watts, mi hanno regalato questa testa di morto. Però non è come l'altro che si avvita. Questo ci vanno i grani, no? Ci sono tre grani che si avvitano, ma non vanno bene. Non che non vadano bene i grani, è che dopo un po' lo sforzo che si fa nel cambio della Watts, questo dopo un po' ha un po' di gioco e non va bene. Penso che dovrò rimettere, magari provo a metterlo di qua e qua rimetto il suo normale, perché questo qui dopo un po' cede. Gente sta bene, hai capito? Sta bene qui, è incredibile, cioè vuol dire che lo Stato ama il suo popolo, cioè gli va incontro, non è come in Italia.